Bella a tutti ragazzi, benvenuti con un nuovo fantastico e disirente video su Mela Godo Army, ragazzi. E adesso vi starete chiedendo chi è la persona che vi parla, chi è quella grandissima persona, stupendissima persona che vi parla, ragazzi. Ebbene sì, miei ragazzi, mi chiamo Sasha, ho 18 anni e faccio video su YouTube da anni circa 2 mesi, 2 mesi e mezzo, sì, 2 mesi e mezzo, e sono molto contento, insomma, di come sta andando, perché anche se sono piccolo, insomma, sono piccolo come canale, a me piacciono, nel senso, sono contento dei miei pochi iscritti, anche se spero di, insomma, con questo video di alzarne un po', e quindi di oltrepassare 100 iscritti, e quindi sarebbe un obiettivo veramente grande. Poi, seconda cosa, non faccio commentari singoli, nel senso, sul mio canale per la maggior parte delle volte sono due commentary. Ebbene sì, perché il mio amico, insomma, che fa due commentary con me, quest'oggi non è potuto venire perché lui è andato a fare uno stage in un ristorante a Riccione, e se volete sapere, e se siete di Riccione, volete sapere dov'è questo mio amico qua, e andare a mangiare e fare e dire: bello, tu sei quello degli Eneos, che è un grandissimo commentatore, insieme all'altro. No, ragazzi, vabbè, parti di stronzate, ragazzi. No, insomma, quest'oggi non è con noi, e fino a settembre non sarà disponibile su YouTube perché, appunto, è a fare lo stage. Però, nel senso, ragazzi, se volete sentire la sua voce da Ugo, come si suol dire, basta che veniate sul nostro bellissimo canale e vi iscriviate, lasciate un bel mi piace, un bellissimo commento. Però vi chiedo una bellissima cosa: se lasciate, nel senso, se il video, uno dei nostri video, non vi è piaciuto, oppure anche questo video non vi è piaciuto, nonostante io cerchi di commentare il più divertente possibile, perché alla fine è questo che tira avanti su YouTube, che tira avanti i gameplay su YouTube e i commentary, far ridere la gente e, insomma, ragazzi, far ridere la gente e andare sempre avanti. Non ci demoralizziamo, perché sennò mi butto giù da un ponte domani mattina. No, ragazzi, scherzo. E stavo dicendo che sì, sul mio canale, sul nostro canale, scusate, mi correggo, trattiamo tre giochi al momento: Minecraft, Call of Duty, vabbè, Modern Warfare 3, perché anche il 2, anche se devo dire anche il 2, qualche volta il 2, insomma, una o due volte al mese. Call of Duty Modern Warfare 2 non fa male a nessuno, un bel gameplay su Modern Warfare 2 per ricordare i bei vecchi tempi. Minecraft, stavo dicendo, e qualche volta, insomma, una volta al mese, non lo so, un bel gameplay su Naruto Shippuden Ultimate Storm Generation. Insomma, questi tre giochi che secondo noi possono piacere, e quindi li facciamo e li commentiamo a nostro piacere. E quindi, se vi piacciono uno di questi tre giochi, andateli a vedere, perché, insomma, sono veramente divertenti, soprattutto la serie su Minecraft, dove siamo, ovviamente, siamo io, sempre io e Matteo, dove abbiamo registrato prima che partisse, abbiamo registrato un po' di episodi, quindi, insomma, li caricheremo con il contagocce, perché non è che ne abbiamo tanti, quindi, dato che sono molto divertenti, vi consiglio di andare a vedere, insomma, quindi, non so, la frequenza non la so. Comunque, ragazzi, parlando della partita, perché non abbiamo ancora parlato della partita dopo non so quanti minuti di inizio, sto usando un ACR silenziato, se non mi sbaglio, sì, oro, oro, non è ottone, è oro puro, oro, oro, oro puro, non è oro da 2 soldi, ma è oro grezzo, cioè anzi, oro lavorato, che costa 2 milioni di euro. No, poi come ricompense sto usando pacchetto attacco, come potete vedere. E la serie è A5, il Predator, A7 l'elicottero, ovviamente, e A12 il super fantastico AC-130, che è devastante. Anche se, diciamo, in questa partita non è che sia stato giocato al meglio, non sia stato utilizzato al meglio questa serie, questa ricompensa, perché, insomma, non è che stava andando tanto bene. Essendo a metà commentary ormai, io volevo parlare di una cosa che voi tutti, insomma, sapete, perché credo, se siete player di Call of Duty Modern Warfare 3, insomma, lo sapete. Però, insomma, per chi non lo sapesse, vi volevo, insomma, aggiornare su quel che è successo in questa settimana.
Allora, ragazzi, come potete vedere, c'è stato un aggiornamento, ci sono stati due aggiornamenti, due patch. Allora, la prima patch è stata, come cavolo si dice, io dico patch, dirò sempre patch, vabbè. La prima patch è stata, se non mi sbaglio, 2 giorni fa. Allora, ragazzi, premetto che io non so quando, se verrà caricato questo video e non so quando verrà caricato, quindi insomma, se voi l'avete scaricato, vabbè, basatevi su quelle date lì. Comunque, io 2 giorni fa l'ho scaricata la prima patch e consisteva insomma di un'aggiunta di modalità di gioco su multiplayer e si trattava di scontro Elite. Questo scontro Elite era una modalità di gioco che è stata inserita, però dovevi, nel senso era gratuita. La prima volta che insomma che in Infinity Ward mette dei pacchetti, cioè mette un pacchetto gratuito, almeno credo, dato che io gioco da gioco con il Call of Duty, insomma da quando ho iniziato con Call of Duty, da quando è uscito Modern Warfare 2, quindi all'incirca è uscito nel 2009, sono 3 anni, no, 3 anni che gioco, quindi insomma credo di essere abbastanza informato e se non lo sono mi cercherò di informarmi meglio. Comunque, queste cose che vi dico sono giuste e quindi insomma prendetele buone. Allora, stavo dicendo, l'hanno aggiunto questo pacchetto che è scaricabile da PlayStation Store e insomma ci impiega un po'. Io sono impiegato boh, 2 orette a scaricarlo perché ho una connessione più lenta di una nonna che ha le stampelle senza una gamba e quindi ci ho impiegato un po' a scaricarlo. E si tratta di 2 nuove mappe, però giocabili solo in modalità scontro Elite e non in modalità normale. Perché? Perché insomma hanno deciso così, cosa devo dirvi? E comunque vi volevo dire, volevo fare una piccola critica, diciamo, su questo pacchetto. Ebbene sì, allora, questo pacchetto include 3 modalità di gioco al suo interno, ovvero 1 contro 1, 2 contro 2 e 3 contro 3. Allora, parlando delle mappe, le mappe sono, se non ricordo male, sono 2 mappe. Bravo, bravo, bravo Sasha. 2 mappe sono 2 mappe. Oh, ma è arrivato Capitan Ovvio, vabbè. Mi sfotto da solo e rido anche da solo. Vabbè. Comunque, stavo dicendo, sono 2 mappe che sono veramente grosse per uno scontro uno contro uno. E quindi, insomma, la mia critica consiste nel dire che le 2 mappe nuove, insomma, sono troppo grandi per la modalità 1 contro 1, e quindi, insomma, mentre per la modalità 2 contro 2, 3 contro 3 vanno benissimo, però 1 contro 1, insomma, è abbastanza difficile trovarsi perché devi fare una camminata, devi fare un trekking, devi salire l'Himalaya per, diciamo, 2 o 3 volte, forse riuscirai a trovare il tuo amico, anzi, il tuo nemico da uccidere. E quindi, insomma, sono abbastanza lunghe. Dato che, e mentre per sempre ragazzi, per il 2 contro 2, 3 contro 3 va benissimo. Fatta questa piccola critica, insomma, terminata con questa piccola critica, parliamo della seconda patch. La seconda patch è stata invece un'altra aggiunta dell'Elite Premium, insomma, del Call of Duty Premium, non so come cavolo si dica, insomma, quel pacchetto là dove pagate 50 euro l'anno, che secondo me è una grande inculata. Scusate la parola, ma è una grande inculata. Perché la connessione non si migliora, vabbè, i doppi punti, cazzo te ne frega, a meno che non sei un... vabbè, lasciamo stare. Non voglio, diciamo, centrarmi su questo argomento, perché è meglio lasciare stare. Comunque, il pacchetto, insomma, è Elite Premium, e quindi non a meno che non siete premium non potete giocarci, e io vi consiglio di non scaricarlo perché secondo me non serve. Bella ragazzi, finito il video, iscrivetevi al mio canale, ciao ciao!